Amici di Storie, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Eccoci qua in compagnia sempre della nostra bellissima Frida, che ormai è compagna affidabilissima di questo nostro programma, vero, che sta cavalcando le onde di TV in queste settimane. Siamo molto seguiti, sì, parecchio, vero. Devo dire che insomma ci fa molto piacere, vogliamo ringraziarvi naturalmente che ci seguite da casa, perché insomma stiamo avendo un pochino di soddisfazione. Sì, siete tanti, quindi... e poi sento sempre che dicono vi ho visto, insomma, siamo felici, contenti, ci seguono. Ma sai secondo me qual è il segreto? Qual è? A parte, vabbè, insomma, il discorso, insomma, la tua bravura, la tua eleganza. Ovvio. Lo devo dire, perché se lo dico che sono cattivo con lei. No, non è vero, è veramente molto, è molto brava la nostra amica Frida, ma soprattutto credo ci seguono molto perché di sera in sera, di settimana in settimana, poi andiamo a contattare sempre dei personaggi molto curiosi, vero? Diamo che informazioni hanno sempre delle utili. Storie da raccontarci veramente molto, molto carine, molto curiose. E anche questa sera, naturalmente, abbiamo un altro personaggio della terra di Romagna, vero Frida? Lo andiamo a conoscere, andiamo a conoscere questo personaggio che abbiamo scoperto qui nelle vicinanze di Imola, possiamo dire, devo dire scoperto, perché possiamo veramente definirlo un pezzo di Romagna a tutti gli effetti. Giovanissimo. Colui che porta, diceva prima, in testa che cosa? Il monumento ai caduti. Monumento ai caduti, quindi anche molto molto forte, il signor Sergio Lancieri. Buonasera. Buonasera Sergio. Frida, buonasera Maurizio. Un personaggio, io ho scoperto questa sera un personaggio, veramente straordinario, rappresenta la Romagna, possiamo dire, a 360 gradi. Vero. Beh sì, con la caveia. Con la caveia. E abbiamo qua davanti, che... facciamole vedere perché sono delle opere abbiamo d'arte. Abbiamo un maestro d'arte. Esatto, queste sono le classiche caveie romagnole. Ma è dal 1920 che questo è lo stemma della Romagna. Esatto, il simbolo proprio della Romagna. La Romagna. Spieghiamo cos'è la caveia, sì, naturalmente, perché esatto. Magari chi ci segue da casa, io so che la nostra Frida, che è molto giovane, dice ma questa che origine ha, da dove nasce questa caveia? No, spieghiamolo. Senta, andava messa nel timone del carro. Sì. Carro da lavoro o carro da guerra, trainato da buoi o da cavalli, affinché fungeva da retromarcia, perché ecco. Dava l'altezza del giogo e fermava sia in discesa che per la retromarcia. Ecco, la caveia naturalmente è uno strumento usato in tutto il mondo, se possiamo dire. Sì, sono stati trovati in degli scavi in Afghanistan, nell'Egitto, segnati, eccetera, ce n'è a Londra, certo. Chicago, eccetera. La differenza però, Frida, lo sai qual è della caveia romagnola? Sì, lo so, che ci sono le anelle. Ci sono le anelle, quindi... Le anelle. Differenza che questo suona è il tintinnare, che poi è stata chiamata caveia cantarena, caveia a diverse, così, nella campagna di Lugo, certo. Bagnacavallo, c'erano un po' i sensi dialettali. Ma come nasce questa passione? È cominciato una raccolta, così come le figurine da calcio, e ho cominciato ste caveie, dopo te ne trovi. Dice ste caveie. Così, no? Sono anche... E poi sono bellissime, una tira l'altra, l'altra, ne ho belle, interessanti, e mi sono trovato un certo numero e le ho nel Museo Sgurì a Savarna. A Savarna, certo. Museo Sgurì a Savarna, Maurizio. Quindi chi ama la Romagna, diciamolo, vero. Può visitare il Museo Sgurì di Savarna, provincia di Ravenna. E poi non ha solo caveia, ha una raccolta fantastica, poi etnografica. Poi un certo numero, ma sono 500, non sono certo. Poche, sono diciamolo, ecco. Perché poi la particolarità è che tutte queste caveie sono fatte innanzitutto in acciaio inox adesso, quindi anche belle da arredamento, da collezione, vero, tutto questo, eccetera. Ma rappresentano veramente dei... personaggi della nostra Romagna, ce n'è qualcuna dedicata a Secondo Casadei, qualcuna dedicata, abbiamo una qua anche, mi posso alzare un secondo, facciamo vedere questa, dedicata a Simoncelli, vero? Simoncelli. A Simoncelli, quindi altro personaggio puro della romagnolo. Romagna, esatto, pur romagnolo, sfortunato naturalmente, però che è rimasto nei cuori di tutti. È una leggenda, come lo era diventato Senna. Esatto. E tanti ragazzi. Ma lei ha avuto anche l'onore, vero Sergio, di portare una delle queste caveie al Papa. Sì, nel museo Checco Costa dell'autodromo di Imola hanno esposto le reliquie del Papa San Giovanni Paolo II e con mio tanto amico sacerdote Don Pierpaolo Pasini mi ha esortato, dice dai, mettiamola in esposizione, e così è stata una soddisfazione enorme. Lo dico, l'ho detto, ripeto, una caveia per un santo non è a causa di tutti i giorni. No, ecco, questa caveia quindi dove la possiamo vedere? Dov'è questa? A Rognetta, è stata esposta da ottobre a febbraio durante l'esposizione dei presepi del Vaticano. Ah, bellissima. Facciamola vedere perché è veramente bellissima. È questa qua, vero?
Sì. Quindi con sopra naturalmente questa San Pietro, presumo, vero? No, quello è l'insegna di Carlo Wojtyla, diciamo. Leggendola brevemente, tra le tintinanti anelle siamo in piazza San Pietro e quassù fa triangolo con Cracovia, dove lui è nato, sì, e il muro di Berlino. Nel triangolo Roma, Cracovia, Berlino c'è la Romagna, dove il Papa fece 5 giorni di permanenza e ha potuto amare già la terra del motore, e lì l'ho raffigurata col Leone di Minardi, già con la musica, perché lui nei Giardini Vaticani il Papa canterellava Romagna mia, prometteva Polonia mia, lontano da te non si può stare, e qui è passato alla storia. E allora così ho messo sia i motori con la Minardi, sia la Riccardo Casadei, in onore del Pabbo secondo Casadei, nei 60 anni di Romagna mia. Posso chiederle anche quanto tempo impiega a fare, diciamo, una caveia grande come quella lì papale? Cioè, sinceramente, è il tempo per farle, le idee da farle venire, che bisogna... È per l'idea che è il tempo. Tutte, che studio c'è dietro? Perché ogni cavea, Frida, devi sapere, sì, che come vedi sono tutte quante intagliate con laser, mi dicevi prima, Sergio, no? Ecco, però rappresentano veramente, cioè, un collage, un insieme. Ecco, per esempio, i simboli che caratterizzano mirati. Poi questa... Vi posso dire, quella esterna è stata per i 200 anni dei carabinieri. Sì. E allora lì mi sono andato a studiare un bel po' di roba sui carabinieri e scopri che il giuramento degli Orazi era con la sciabola. Gli Orazi, che c'è un quadro a Lourdes di Parigi. E allora lì colleghi che il giuramento dei carabinieri viene fatto ancora con le sciabole, come i curiazi. Loro hanno messo le due sciabole in mezzo al capitello romano, con la scritta romana 1814-2014, il segno delle Olimpiadi, che tanti carabinieri hanno vinto, ricordiamo Alberto Tombo, eccetera, con la fiamma che hanno sopra. Ecco, a proposito, ci vediamo sul sopra. Esatto. Perché? Perché adesso abbiamo una telefonata, e non so se è già in linea, che abbiamo praticamente il collegamento sempre esterno, perché sono impegnatissimi. Il nostro amico Sandro della Sofos, vero Sandro? Ciao, sono Sandro Bardelli, però sono dell'Osservatorio Astronomico di Bologna, dell'Istituto Nazionale Astrofisica. Ah, perfetto, sì, ciao Sandro. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene? Cosa dicono in cielo? Dicono che il 20 marzo c'è l'eclisse. 20 marzo c'è l'eclisse, quindi praticamente domani sera, domani perché è di sole, vero? Domani. Sarà di venerdì, domani mattina. Bene, ascolta, ti chiedo una cosa, perché io voglio fare un piccolo esame. Un esamino, esame, Sandro. Ti ho voluto, assieme al nostro amico Sandro Lancieri, perché voglio metterti alla prova. Se io ti dico una... Tu sai, vero, immagino di sì, che le stelle sono numerate, vero? Beh, allora, dunque... No, non andare avanti, aspetta, stai tranquillo. Se ti racconto la stella 1664 della costellazione Auriga, tu sai ora come si chiama? Allora, lo sai che non lo sappiamo come si chiama, lo sai per il motivo? Lo sai perché? Perché non hai studiato. No, perché non si usa più. Ah! Prova a pensare di tenerti a memoria 200 miliardi di stelle. È per quello che ti ho chiesto il nome, non il numero. Era il numero e si chiama come si chiama adesso? Sandro, dai, ce la puoi fare. Guarda, io l'ho scoperta stasera, ti diamo una news da proporre ai tuoi allievi durante la settimana. Hanno dato il nome di Ayrton Senna, vero? È vero. E questa ce l'ha detta il nostro amico Sergio Lancieri, che addirittura ha fatto una caveia romagnola rappresentativa di Ayrton Senna con la costellazione 1664 con la stella 1664 della costellazione Auriga, che ce la fa vedere adesso, chiamata appunto Ayrton Senna. Lo so, però occhio che non è riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale. È chiaro che tu ci puoi raccontare quello che vuoi, per forza che ci puoi raccontare quello che vuoi, è normalissimo. No, aspetta, però un attimo, non è una stella, è un asteroide, allora l'asteroide vale quel nome lì. Ecco, non cominciare con gli asteroidi, buchi neri, tutte le tue manie che sono abbastanza... Ascolta, parliamo Sandro, di cose non più hai superato serie. La prova, parliamo dell'eclissi. L'eclissi che c'è domani, cosa dobbiamo fare, cosa ci aspetta? Sarà una giornata buia. Innanzitutto è un'eclissi parziale, nel senso che purtroppo per noi la Luna non coprirà completamente il Sole. Perché sappiamo che l'eclissi di Sole è quando la Luna si mette tra noi e il Sole e lo copre. Abbiamo una fortuna sulla Terra che le dimensioni apparenti della Luna coprono esattamente il Sole. Purtroppo per noi questo non si vedrà così bene come si vede per esempio nel Svalbard, quindi quasi al circolo polare
artico, ma da noi si vedrà una copertura del sole di circa 70%. Ah, quindi allora, non sarà buio buio? Non sarà buio buio allora? No, purtroppo no. Comincerà alle 9:30. Sì. Ci sarà il culmine alle 10:30 e finirà alle 11:30 circa. Chi vuol vederla, attenzione, attenzione, non si guarda ad occhio nudo. Mi raccomando. Pena dei problemi agli occhi. Importantissimo. È importantissimo. Quindi ci vogliono gli occhiali da saldatore. Ok. Usate dei vetri anneriti, ma state molto molto attenti. Sì, pericolosissimo, bene. Diciamolo, perché ci si avventa, sì, con a occhio nudo, ma crea dei danni veramente permanenti, vero? Esattamente. Perfetto. Bene. E sarà una cosa bella da vedere, perché non è una cosa usuale. L'ultima l'abbiamo vista nel 99, la, c'ero, prossima la vedremo nel 27, nel 2027. E per aspettare la prossima eclisse totale, per aspettare nel 2081. Che ci sarò, ci sarò. Dove andiamo a vederla, Sandro? ci proviamo? La vediamo dall'alto. Ascolta. Speriamo di no, Mauri. Ascoltami, Sandro, quindi come sarà? Sarà comunque un'esperienza bella, perché comunque le eclissi hanno sempre un bel fascino, vero? Esattamente. Hanno un fascino, hanno sempre avuto, ad esempio, tra i sumeri, tra i babilonesi, la gente pensava che ci fossero dei draghi che a un certo punto mangiavano il sole. Gli indiani d'America, quando c'era un'eclisse, iniziavano a lanciare frecce verso il sole, cercando di uccidere il mostro che si cercava di mangiare il sole. Quindi è sempre stato una cosa quasi magica per le varie civiltà. Come facevano loro che non avevano i vetrini, secondo te? Infatti sono rimasti molto ciechi. Diventavano ciechi. Infatti, ma infatti Galileo, probabilmente la sua cecità deriva dal fatto che aveva guardato il sole direttamente. Ah, guarda, vedi? Questa è una piccola cosa curiosa. Sandro, veramente i tuoi interventi sono sempre molto interessanti. Come al solito. Sandro, ci salutiamo, ci sentiamo prossima settimana dopo l'eclissi. Ti ringraziamo. Sì, vedere l'eclissi, mi raccomando tutti, o contattate dei circoli astrofili che sono vicini a casa vostra. Noi per esempio a Bologna siamo in Vicolo Bolognetti. Sì. Oppure andate da qualcuno che ha i vetrini e ha gli occhiali. Non guardatela di vostra iniziativa. Perfetto, benissimo. Dai, grazie, buone eclissi, Sandro, a tutti. Ci vediamo, grazie, la prossima, ciao, settimana. Ciao Sandro, grazie. Ciao. Sergio, che dire, facciamo una cavea con l'eclissi sopra? Dai, ci starebbe però. Facciamo anche una cavea per me e te, e di TV. Cosa dici? Potrebbe fare qualcosina di... Lei gli occhiali da saldatore ce li ha, perché lei è ex artigiano. Non possiamo dire che l'eclissi sia dal passato, c'è ancora. C'è ancora, quindi... Assolutamente. Sergio, aspettiamo una cavea allora per DTV e storie, con me e Frida rappresentativi, mi raccomando. Va bene, mi vuole un paio d'anni a studiarlo. Ecco, quindi ci ha già detto che non ce la fa. Come non lo fa? Sì, ma la scusa che si racconta. Un paio d'anni. Sergio, la ringraziamo. Grazie mille, continua a portare in giro per l'Italia, il mondo e tutto quanto quello che è il sapore della Romagna con questo emblema che è veramente straordinario. Mi avete dato una grande opportunità e vedrò di sdebitarlo. Grazie. Buon lavoro, grazie. Salve. Che forte, hai visto? Sì. Questi personaggi locali romagnoli sono veramente incredibili. Davvero. Si affezionano alle culture popolari, credo che sono quelle che portano avanti poi le nostre tradizioni. Poi qui in terra di Romagna ne abbiamo tantissime. E sapere anche il valore, insomma, di quello che si parla, di quello che facciamo in Romagna. Certo, è vero. Io so però che tu sei triste stasera, perché ti manca un personaggio. Sì, mi manca tantissimo il mio avvocato. Il tuo avvocato, sì. Mamma mia. Tu so, Marco, che eri innamorata, Marco, di questo avvocato. Adesso. Però io ho fatto di più questa sera. Hai trovato un sostituto valido? Un degno sostituto questa sera, ospite qui con noi. Tra l'altro un personaggio molto molto bello. Possiamo definire un Clark Kent, il Superman. Quindi avvocati. È l'opposto di Marco, mi hai preso l'opposto. Veramente c'ha anche il ciuffo un po' ribelle, lo facciamo vedere. L'avvocato Foschi Pierfrancesco di Forlì. Avvocato, buonasera. Ciao. Tu come lo davi a Marco fino alla puntata scorsa? Guarda, veramente. Sì, in effetti hai ragione. Sotto c'ha la divisa da Superman. Sì, me l'hanno già detto. Facciamo primo piano a... Va bene, adesso mi sei riuscito anche a farmi arrossire. Guarda che roba, È un effetto criptonite. Mi accontenterò, cosa dite? Ma direi che ci stai dentro, insomma. Sto dentro Marco, quindi va bene. No, abbiamo sempre i nostri avvocati, i nostri consulenti legali, che sono veramente molto disponibili, simpatici e bravi. E bravi, vero? Molto. Veramente, quindi molto. Siamo felici di conoscere questa sera l'avvocato Foschi, Francesco. E volevo partire, Francesco, con una domanda, che eravamo rimasti in sospeso l'altra volta con Marco. Esatto, perché avevo lanciato così un pochino, se vogliamo, una provocazione con Marco l'altra volta, e eravamo rimasti a quelli che sono i contratti telefonici, sì, o online, che poi cambia poco. Cioè, nel senso,
vi capita qualcuno che vi chiama, vi fa dire una serie di sì al telefono, ok, e poi vi fa accettare, che so, un contratto telefonico, un contratto per una... E hanno registrato. Esatto, e hanno registrato. Come funziona una questa? Una cassa di vini o un contratto telefonico, chissà che altro. È assurda, non è assurda, perché qual è il principio base? Noi quando pensiamo a un contratto pensiamo sempre a qualcosa di scritto, sì, qualche cosa di complesso, articolato. Cioè, in realtà noi contratti ne facciamo tutti i giorni, la mattina quando andiamo a prendere un caffè facciamo un contratto, lo scriviamo, no, sicuro. Cioè, anche prendere il caffè è un contratto. Ma certo che è un contratto, è una compravendita, è un servizio, è un appalto, anzi, nello specifico. E non c'è nulla di scritto, cioè, eppure lo facciamo, eppure lo paghiamo, così mille altri beni di cui ci avvaliamo, cioè, i servizi tutti i giorni. È un po' diverso però la cosa, In astratto no, cioè, tecnicamente, quindi cosa succede? Noi quando pensiamo a un contratto pensiamo appunto materialmente a qualcosa di scritto, ma il contratto è verbale. Mi vendi la tal cosa? Io sì. Accetto. Vuoi il mio orologio? Sì, tu accetti. Ed e l'abbiamo già fatto. È già fatto. Ecco perché ha sempre avuto valore, prima ancora delle attuali tecnologie, un contratto fatto al telefono, perché c'è uno scambio, c'è un sì, però con dovute cautele, perché ovviamente al telefono, quello, gli esempi che citavi prima, sono tecniche aggressive che esistono ormai da decenni. Certo. E sono state dalla legislazione già in passato, ma soprattutto dal codice al consumo, dal 2005. Però, poi... Ti fermo un secondo, sì. Perché se fosse così semplice la cosa, allora io vado a comprare domani una casa, appartamento, e ce lo diciamo a voce. Eh no, un bene immobile. Dopo ci sono beni particolarmente importanti. Ci sono beni immobili o beni registrati che per il grande valore che hanno richiedono un'automobile, un bene registrato, e quindi richiede anche quello un contratto scritto. Ma come possiamo tutelarci, ecco, da questi il problema contratti? È questo. In questi ultimi contratti, ma no, soprattutto nell'ultima legislazione dal 2005 in poi, si è detto benissimo, lo fai al telefono, ma concettualmente è come la vecchia vendita porta a porta, perché c'è qualcuno che sta entrando in casa mia. Cioè, per capircelo, con un esempio terra a terra, noi quando entriamo in un negozio, cioè entriamo in un posto, siamo noi che andiamo a bussare e a chiedere. Certo. E quindi siamo già motivati, vado a prendere un vestito, una penna, qualunque per cosa, scelta, per mia scelta, quindi ho già maturato questo. Un conto è essere colto in sala da pranzo, nel mio divano, da una telefonata, addirittura al cellulare mentre cammino per strada, nella quale mi si cerca di appioppare qualcosa. È né più né meno di uno che mi fermi come un vucumpra per strada. Esatto. Uguale. Quindi di fronte a questa tecnica evidentemente più aggressiva ho maggiori tutele. La prima tutela essenziale, cioè tutte le volte che io non vado dentro un negozio, ma mi vengono a casa fisicamente, il vecchio porta a porta o al telefono, ho un diritto di recesso. Mentre nel negozio, una volta che ho uscito, pagato il bene e quello scambio del caffè che dicevamo prima, non è che torno indietro e dico non mi è piaciuto, ridammi indietro l'euro. Chiaro. Qui invece, questo diritto di recesso ho in linea di massima 15 giorni, anzi 14 giorni lavorativi. Ma se una persona non si rende conto che al telefono comunque è stato, ecco, approvato questo contratto, ti inviano la roba dopo 14 giorni. Infatti, il problema è che per fare questo, perché abbia validità oggi, ci devono essere, proprio perché non c'è quella forma scritta, o viene registrata la telefonata, e se viene registrata deve essere annunciata questa registrazione, non è che me la registri a mia insaputa. Certo. Poi, oltre a questo, devi mandarmi comunque dei moduli, e tranne casi particolari, sono delle eccezioni in cui ormai con la velocità ordino qualcosa, mi arriva entro due giorni, o prenoto una data o altri servizi, però devo avere sempre questo diritto di recedere con una raccomandata, la vecchia cara raccomandata, oggi c'è la PEC, con ricevuto di ritorno, certo. Non c'è bisogno di chissà quale assistenza, basta dire non sono più interessato, e non va motivato, non perché non mi piace o altro. Una cosa leggermente diversa sono i contratti online, perché qui si inverte di nuovo il rapporto, non c'è più l'aggressività del venditore che mi bussa a casa o al telefono, sono io che mi rivolgo. Allora, da un lato ormai ci siamo abituati a cominciare al cosiddetto e-commerce, cioè a comprare cose su internet, troviamo dei moduli e assomiglia molto al vecchio contratto scritto di cui parlavamo, perché non lo firmo ma clicco su delle clausole esatto, o altro. Anche qui però ho un diritto di recesso, cioè quel principio che vale per quello vale anche per questo, in questo tipo di contratto. Attenzione, in un contratto di adesione, cioè un contratto in cui io sono il contraente debole, dall'altra parte ho un soggetto, un'impresa, una società, un venditore. Se il venditore, lo dico soprattutto per i contratti su eBay o altro, che si fanno con altri privati, qui cambia di nuovo la musica, ancora, si ritorna indietro, perché in realtà non ho a che fare con un professionista o con un'impresa, ho a che fare con
una un altro, pare, un'altro pari, pari a me. Parte debole, non e quindi c'è la famosa non parte, c'è la parte debole, forte. Esatto. E in questo caso non ci sono più queste condizioni. Un contratto fatto via mail, mi vendi, che ne so, uno su internet mette la foto della sua macchina o della sua moto usata, certo. Se io accetto e la chiedo, il contratto è fatto, bastano le due email e non c'è il diritto di recesso. Insomma, visto, abbiamo scoperto questa cosa. Quindi, tra rapporto tra azienda privato esiste il diritto di recesso. Tra azienda e azienda non esiste questo, il diritto di recesso. Comincia a esserci qualche differenza, perché la differenza è cosiddetta tra consumatore professionista o consumatore impresa. Ma se io sono un professionista o un'impresa e non sto trattando nel mio settore, cioè non vado da un mio fornitore, ma compro un contratto telefonico, compro un sistema che non serve direttamente alla mia attività produttiva, recedo a consumatore. Ormai per la Diconsum, per altri, sostanzialmente per l'Agicom soprattutto, io rientro, cioè se un professionista, un'impresa, stipula un contratto telefonico, è né più né meno del privato a casa sua. Come ci possiamo tutelare, Francesco? Ci chiamano a casa, mi fanno un sacco di domande, mi chiedono... Allora, la prima cosa è il classico giochino, me lo manda scritto. La prima cosa istintiva, perché... Vedere, leggere... Ma le ho subite anch'io, le abbiamo subite tutti sul lavoro, cioè... E poi tra l'altro anche quando firmi qualche contratto che ce l'hai davanti agli occhi, ci sono delle clausole talmente piccole che non le leggi e alla fine riesci lo stesso. Ma non le leggerai neanche dopo. Ma questo capita dalle banche e alle assicurazioni, se andiamo a leggere i contratti tiriamo via subito le clausole. Infatti vedi, gli occhiali non sono per mascherare i superpoteri, ma ci si toglie la vista. Però il campanello d'allarme è quando al telefono altro ti dicono l'offerta subito, il famoso la richiesta del sì immediato. Quando c'è quella è proprio come se fosse un allarme, dobbiamo dire sì, mi può interessare, ma me lo mandi, mi fai vedere cos'è, perché in principio devo toccare sta merce, devo vedere. Ecco, allora da casa che ci seguite, insomma, quando arrivano queste strane offerte telefoniche che hanno fretta, prendete che vogliono tempo. Chiudere in due secondi, no, prendete tempo, esatto. Fatevi mandare qualcosa di scritto a casa, non fatevi convincere a dire dei sì, accetto e comunque sappiate che avete 14 giorni lavorativi con diritto di recesso. Basta, esatto. La semplice raccomandata. Diciamo da casa, perché sta succedendo tantissimo. Tempi si prova a vendere in ogni modo. Avvocato, bene. Io so che adesso lei deve partire, Maurizio, per lo spazio, subito velocemente. Le stelle di prima. Ma ci vediamo prossima puntata. Sei stato bravo nella scelta, è chiaro come Marco. Adesso Marco deve stare attento a casa. Grazie, gli ha fatto le scarpe, secondo non lo me. So, no, non può, a Marco no. Televisivamente è il mio padre putativo. Mettiamo un po' di paura così torna in festa. Adesso, allora, nel frattempo ci lasciamo per qualche secondino, esatto, perché c'è un pochino di pubblicità e ci vediamo subito dopo di nuovo qui dagli studi. Ciao, a dopo! Ben ritrovati tutti i nostri cari amici di TV. Io vi comunico che ho perso Maurizio, non so dove sia andato, che fine abbia fatto. Aspetta che guardo. Beh, Maurizio, vieni qui, Mauri. No, vai tu, io... No, io non mi muovo, io sto qua. Dai, che... Maurizio, non ti fanno niente. Vai tu, io non oso alzarmi. No, vai pure, vai tu. Ragazzi, mi portate qui, Maurizio, per favore. No, ragazzi, no, con calma, ragazzi. No, ragazzi, ma... questo dei... no, ragazzi, no, mi avete convinto. Ragazzi, camminare, eccoli qua, guarda. Eccoci. Servizio navetta, grazie. Ragazzi. Grazie, sì, complimenti. Hai visto che efficienza che abbiamo? Che miseria, ragazzi, stasera è... Siamo carichi con i ragazzi molto carichi questi qui, del football, sì. Abbiamo i ragazzi del football, io mi ero messo inquietante, questi bestioni. Ha visto? Sembri così piccolino con loro. Non sembro, sono proprio, che sembro, ha capito? Questi sono i nostri amici, facciamo, guarda che belli che sono, guarda che fisicone, una parte di quella dei Broncos, il nostro gruppo, la nostra squadra di football americano di Faenza. Buonasera ragazzi. Ragazzi grossi. Ok, ma buoni, possiamo dirlo veramente. Sì. E qui in compagnia con noi questa sera c'è Franco Villa, che è il loro allenatore. Sì. Buonasera. Ciao Franco, ben arrivato. Ciao. È bello vedere una squadra di football, perché non capita tutti i giorni avere dei giocatori di football, come si dice, proprio qui vicino a noi. Sport che c'è da tanti anni, vero? Sì, diciamo che è uno sport che nasce e si sviluppa in America con grande risultato, perché è lo sport più visto in assoluto. E in Italia compare già nei primi anni 80, per cui sono già più di 30 anni che viene praticato. Vi sono stati anche anni molto importanti in cui c'era un seguito molto elevato, poi entrò
però nel CONI, certo. Cominciarono a far vedere per la RAI. Mi ricordo che quando io ho un passato da giocatore, a Bologna nel derby c'erano 10.000 spettatori in quegli anni. Incredibile, già se allora. Ci pensiamo, insomma, sì. In Italia siamo fanatici solo di calcio e basta, e pensare che c'è uno sport come il football che sì. arriva da oltreoceano naturalmente, sì. e ancora 25-30 anni fa c'era una foga così, una passione così per questo sport. Ma Franco, come si può diciamo anche far avvicinare i giovani d'oggi, quindi anche i ragazzini magari a questo sport, perché appunto come diceva Maurizio la scelta ricade più sul calcio e sul basket di solito? Sì, diciamo che purtroppo in Italia c'è un po' questo modo di pensare, molto promozionato il calcio, viene sviluppato e fatto vedere molto il calcio, perché ovviamente il ragazzino si avvicina sempre di più al calcio, però diciamo ci sono diverse squadre in Italia Che hanno successo, che sono da tanti anni che ci sono, si fanno dei camp, diciamo per avvicinare tutti i giovani a questo sport. Vediamo comunque noi, nel nostro caso, una squadra che è nata da poco, perché è nata nel maggio del 2014, nasce da una serie di giocatori che già provenivano da altre squadre, che hanno voluto creare questa squadra a Faenza. Sono stati fatti dei camp, sono stati fatti degli incontri. Molti giocatori si sono avvicinati e domenica abbiamo la prima partita di campionato. Ah, in bocca al lupo, ragazzi, in bocca al lupo. Quindi... Siete agitati? No. Loro non vedono l'ora di dare le botte, Maurizio, ecco, sai? Una cosa incredibile, perché io ho sempre avuto la convinzione che il giocatore di football sia... Io mi faccio coraggio, perché vedo che sono ragazzi, più o meno, insomma, siamo di stazza qua. Dipende dai ruoli. Ah, quindi posso farlo anch'io il football? Potevo farlo, mi massacrano. Mi massacrano davvero. No, è chiaro che esistono ruoli specifici. Una squadra normale è di 44 giocatori che si alternano in campo. Ci sono dei ruoli dove mediamente si superano abbondantemente i 100 kg. Eccolo là. E ci sono dei ruoli in cui si può giocare essendo veloci, comunque forti, allenati. Ruoli diversi. Però ti faccio una domanda. Siccome mi dicevi prima che il football dipende dal rugby. È diverso dal rugby. Il football è uno sport di impatto. Il football è un po' di impatto. Invece il rugby è uno sport di contatto. Bellissimo sport. Se io ho un impatto, per esempio, con quello signore che ha la bandana in testa, credo che sia 400 metri di altezza per 14 di larghezza. Ti garantisco che è meglio. Fa male, capito? Immagino, no? Sì, perché comunque sono. E quindi come posso evitare in campo un personaggione così quando mi viene addosso, mi arriva da dietro? Meglio non entrare in campo. Meglio stare fuori a guardare il football. Se hai paura non vai. È chiaro che diciamo, essendo uno sport di contatto, uno sport in cui sono presenti alcune attrezzature, tra cui il casco e l'armatura, ma che in realtà non servono per proteggere, ma servono per colpire. Per colpire. Ci sono giocatori pesanti che corrono al massimo velocità e si scontrano creando degli impatti molto notevoli. Infatti, sono 100 kg di uomo. Anche di più. Più 100 kg di uomo. Fisicamente, quindi anche... Della velocità. Adesso non so quanto che velocità, perché sono anche allenati a correre fortissimo questi... In America ci sono dei giocatori di football americano che hanno partecipato alle Olimpiadi nei 100 metri. Per cui quindi gente parliamo, che pedala, insomma. E comunque in America mediamente si va da 100 kg in su. In su, ecco. In America, quindi te potresti starci, io no, per esempio. Ovvio, no, a parte gli scherzi. Tanto il casco che è veramente un casco di metallo. Cioè, sì, è casco, una cosa, metallo. Casco di metallo, cioè... Diciamo che negli ultimi anni sono cambiati i regolamenti. Una volta si poteva anche caricare e colpire col casco. Diciamo, ovviamente produceva diversi infortuni, per cui sono cambiati i regolamenti. Oggi non si può caricare direttamente col casco, ma con la spalliera, ma comunque l'impatto è notevole lo stesso. Sì. Sai Maurizio che i ragazzi sono stati praticamente fusi da altre squadre, giusto? Sì. Vero sì. Franco? Perché arrivano poi tutte, possiamo anche chiedere se ti va. Come è nata la vostra squadra? Beh, questo lo faccio dire a chi l'ha creata in primis. All'ideatore. Grazie, ti ucciderò in campo. Noi eravamo un gruppo di ragazzi di varie squadre. Soli? Ci sentivamo, tra virgolette, soli. E abbiamo deciso di fondare questa nuova squadra. Quindi eravate tutti sparsi? E ci siamo uniti a Faenza abbiamo fondato appunto i Faenza Broncos. Bene. Bello, dai, questa è questa storia, questa passione proprio. Sì. Andate a vedere qualche partita in America, il Super Bowl. Ma in realtà io
personalmente non sono mai andato, mi piacerebbe molto andare, ma non perdo un Super Bowl da 30 anni. Quindi TV sempre, sì, in prima fila. E comunque vedo le partite regolarmente, ovviamente su Sky. Ecco, diamo velocemente quelle che possono essere alcune indicazioni sulle regole di questo gioco, sì, perché insomma vediamo, quando lo vediamo in TV, naturalmente vediamo queste strisce che delimitano il campo, sì, le yard, giusto, che sono di distanza l'una dall'altra, per allora, esempio. Le righe sono di 5 yard l'una dall'altra. 5 yard tradotto in, facciamo il... Diciamo che una yard è 0,91 metri, per cui poco meno di un metro. Ah, sono vicinissime. Sì. Una yard, 10 yard sono 9 metri e 10 centimetri. Ma sai che l'ho convinto io a vedere, pensavo fossero più larghe, 5-6 metri pensavo, no, queste yard. No. E quindi quante yard ci sono da metà campo arrivare in fondo al campo? Sono 50 yard, più o meno, dopo dipende dai campi. Che sono sui 50 metri la distanza, sì, del campo da parte. Cioè, ecco, come si svolge il gioco in sostanza? Sì, si svolge che ogni squadra... Diciamo normalmente va in campo, perché diciamo, dico normalmente perché il football normalmente è da 11 giocatori in attacco, 11 in difesa. Certo. Noi essendo una squadra abbastanza giovane facciamo un campionato a 9, okay, perché non abbiamo ancora un roster, cioè una squadra così completa da poter fare il football a 11. Certo. Si va, comunque va nel nostro caso 9 giocatori in attacco, gli avversari schierano 9 giocatori in difesa. La squadra in attacco ha 4 tentativi per poter fare guadagnare 10 yard. Se le guadagna, riparte altri 4 tentativi. Se non ce la fa, la palla passa agli avversari. Passa agli avversari. Sì. Quindi 4 tentativi di avanzamento, sì, per prendere 10 yard. Che sembrano pochi, ma sono tanti. Sono tanti, perché quando, sì, poi ti vengono dietro e ti buttano qui, su. Quindi... Come fai ad avanzare? Aspetta, come vi caricate prima di una partita? Perché io vorrei essere una spogliatoia con questi cazzoni qua grandi così. Ragazzi, ah, schiaffi in faccia, pugni, no, nella faccia. Abbiamo un urlo iniziale, abbiamo un urlo di battaglia. Qual è il vostro urlo? Ah, il nome della squadra per il momento. Ah, ok, ok. Non ascoltate musica lirica, no? Il volo. In realtà con questi giocatori è meglio non caricarli. Si gasano col volo questi. Arrivano in campo e succede un macello. Quelli dietro mi sembrano infatti un po' più cari. Bisogna avere testa per giocare a questo sport. Infatti, assolutamente. Molta tattica, è uno sport molta di grande tattica, concentrazione. Ecco, tra l'altro, tu sai che è una cosa bella, Frida, mi diceva prima, sì, Franco, una cosa molto bella, che a volte si pensano di certi sport che è un vero sport di squadra, ancora più del calcio, perché se comunque nel calcio uno degli 11 giocatori magari non rende al massimo, ne ha 10 che forse riescono a parargli un, sì, pochettino il colpo. Qua su 9 giocatori o 11, quelle che in base alla squadra, sì, se crolla un pilone, nel senso che c'è uno in difficoltà, è in difficoltà la squadra. Sì. Quindi la massima coesione è importantissima, sì, capito? Perché quindi è uno sport assolutamente di squadra, in cui ognuno svolge un ruolo e un compito, e ogni azione deve essere portata a termine quando tutti i giocatori svolgono il loro compito. Se c'è qualcuno che non lo fa, manda in tilt la squadra e l'azione. Negli altri sport, tipo il calcio, il basket, se hai un giocatore di punta ti può anche risolvere una partita. Chiaro, certo. Qui, anche se hai un giocatore fortissimo, se non ha l'aiuto di tutti i compagni non può fare niente. Questa è una cosa, sì, bellissima. Ma anche proprio quando c'è un fallo, chi paga è? Tutta la squadra. Un fallo? Se un giocatore singolo fa un ma fallo. Ma un fallo, come fate a capire un'azione che vi buttate addosso? Un giocatore dell'attacco non può prendere un giocatore della difesa e trattenerlo, lo può solo spingere. Quello è un fallo. Lì paga tutto l'attacco, ci sono dalle 5 alle 15 yard di penalità, quindi si arretra invece di avanzare. Ecco perché uno fa il fallo, ma pagano tutti gli altri. Quindi è penalizzato tutta la squadra e si motiva. Sì, 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 il problema di fondo, oltre che magari se uno non svolge il proprio compito, non fa nell'azione, oltre al fatto che non riesce a guadagnare le yard, c'è anche il pericolo che un avversario riesca a entrare e far male a un tuo compagno. Per cui c'è una grande responsabilità. Uno non può sbagliare perché mette in pericolo un proprio compagno. Perché quando arriva dalla gente. Beh, Franco, se ogni tanto volete prendervi Maurizio e volete giocare con lui, molto volentieri. Ascolta, Franco, facciamo una cosa. Allora, visto che andiamo a parlare di uno sport che è veramente curioso e che affascina tutti, perché credo che il football americano affascina veramente tutti quanti. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata, che ne dici? Rimanete ragazzi, tornate la prossima settimana, che ne dite? Così andiamo un pochino più a fondo volentieri. Ancora. Quanto facciamo in bocca al lupo per la partita? Esatto, ti facciamo in bocca al lupo per la partita. Giochiamo a Parma domenica. Ah, benissimo, benissimo. Dai, in bocca al lupo, così magari ci sapete dire com'è andata la prossima settimana.
caricatevi bene, mi raccomando. Facciamo l'urlo, poi dopo così ci salutiamo. Forza, tutti insieme, microfono vicino. Così, via, via, che bello, guarda che forti che sono. Via, due schiaffi in faccia. 1, 2, 3! Ciuffi! Ci vediamo dopo! Ciao Franco, ci vediamo la prossima settimana, ok? Grazie. Sono straordinari, eh? Veramente, Faenza Broncos. Bene, sono... bene, Faenza Broncos. Dai, in bocca al lupo, ragazzi! Sì, sono curioso di rivederli la prossima settimana qua che... Com'è andata? Com'è andata, com'è andata? Bene, bene. Mauri, siamo con Broncos una... di Faenza? Sì. E allora ora altro siamo personaggio con... di Faenza che ha avuto tantissimo successo la settimana scorsa, molto più tranquilla dei nostri amici. Una Broncos. Nostra ospite tranquilla, esatto, pacata, tranquilla, pagata, e... è la dottoressa Paola Lagorio, direttrice dell'osservatorio sismologico Raffaele Bendandi. Abbiamo scoperto un altro personaggio, Paola, sì, bene, che appunto è Bendandi. Ce ne hanno parlato tantissimo in queste settimane e ha creato tantissima curiosità. Hanno visto tantissime curiosità. Persone, è vero, Paola. È vero. Sì, quindi grazie a lei. Devo riconoscere che anch'io ho incontrato diverse persone che hanno detto che hanno visto la trasmissione, è stato interessante. Quindi è perché lei spiega molto bene questo. Sì, è vero. Molto chiara. Ritornando a quello che eravamo rimasti un po' la volta scorsa, parlare di questo personaggio nostro veramente incredibile, questo scienziato autodidatta veramente straordinario. E guarda che bella che è questa foto, questa immagine, questo personaggio veramente incredibile. Che sta studiando il telescopio. Facciamo un cenno su quello che avevamo detto l'altra volta. Lui è un personaggio tutto autodidatta, certo. Ama lo studio ma non può studiare per problemi economici tutti quanti suoi. Esatto, non può frequentare non proprio può le frequentare, scuole. Però ha tantissimo genio dentro, come tutti i grandi geni, da Einstein arrivare a chiunque abbia il genio dentro. Quindi soprattutto ha una grande determinazione nel voler raggiungere un obiettivo. Esatto. E quello è un messaggio molto bello anche per i giovani, cioè in un periodo così problematico, sicuramente. Per il lavoro, per tutto, credere in qualcosa, cioè desiderare ardentemente l'obiettivo, raggiungere un obiettivo, è sicuramente uno stimolo. L'obiettivo importante. È con tanta fame, io devo dire, perché anche. Quello vuol dire, no? Chi ha la pancia piena fa fatica a correre. Certo, quindi, sì, oppure chi ha la vita facile fa un po' più fatica. Fa un po' più fatica, quindi quando non hai mezzi devi ingegnare. Sicuramente questo non l'ha avuto, la vita no, facile. Assolutamente. Quindi se l'hai guadagnata giorno dopo giorno. Assolutamente. Proprio, ecco, personaggio, dicevamo prima, che insomma studia, si avvicina a come a studiare lo spazio. Praticamente, quindi, parte proprio come studioso astronomo, dello esatto, spazio, come studioso dello spazio. Però dopo l'evento del 1908 lo porta a interessarsi in modo particolare terra. Dei terremoti. E in realtà in osservatorio ci sono proprio gli strumenti di Bendandi, pensate, costruiti nel 1910, senza aver mai visto uno strumento, solo dopo aver ascoltato un intervento di padre Alfani, che era allora il direttore dell'osservatorio Geminiano di Firenze, Bendandi riesce a costruire, prima a fare i disegni dei suoi sismografi e poi a costruire gli strumenti che sono ancora in osservatorio, e il più bello, fra virgolette, cioè quello che sicuramente ha la massa più grande, una massa di 400 kg e che è in funzione e che ha registrato anche il terremoto in Giappone che c'è stato nel 2011, il terremoto che ha portato quell'evento tragico del maremoto. Esatto. Quindi per dire come... Lo strumento è stato sicuramente l'elemento che ha permesso poi a Bendandi di fare la verifica delle sue previsioni. Dei suoi... Parliamo dell'anno? Parliamo 1910-1915. Quindi, siamo ben lontani dalla tecnologia che possiamo utilizzare adesso, quindi potete immaginare la genialità di questo personaggio nostro. Proprio, io direi che ha centrato il problema, cioè la semplicità del materiale che lui utilizzava, che era tutto materiale per dire... Il riciclo, oggi noi parliamo tanto di recupero, riciclo, quanto è importante. Bendandi nel 1910, le colonne che sostengono i suoi strumenti sono gli esperimenti, diciamo così, che i ragazzi dell'Istituto d'Arte facevano e lui le usa, e ci sono ancora questi prototipi di colonne. Come si misurano, diciamo, i terremoti oggi? Sì, guarda, gli strumenti, abbiamo detto, è il sismografo, lo strumento che permette di registrare il terremoto. Chiaramente lo strumento è in funzione anche del tipo di registrazione che vuoi fare, quindi a seconda del tipo di massa che c'è puoi registrare terremoti più vicino o più lontani. Però sicuramente lo strumento ci dà il sismogramma, che è proprio il disegno del terremoto. Quindi nel sismogramma sono rappresentate quelle che sono le onde proprio che si propagano, quindi le onde P, le onde S, le onde Love, e soprattutto le onde che creano più danni, che sono le onde superficiali, che sono quelle che noi verifichiamo dove c'è l'epicentro del terremoto. È peggiore, lo so, è una parola,
Vabbè. Ondulatorio o sussultorio? Sono due sussultorio e ondulatorio. Okay, cioè, sì, sono due cose diverse. È logico che l'ondulatorio, dato che la casa non è costruita per ondulare, ma è costruita per reggere in verticale, è chiaro che gli effetti sulle case sono abbastanza significati. Quello che dà effetto a noi invece è proprio il sussultorio, perché lo senti molto. Si balla, però meno rischioso per le strutture. Dipende forse. Poi sempre dalle strutture che ci sono sopra. Ovviamente, parliamoci ovviamente, chiaramente. Bendaggi diceva sempre, non è il terremoto che fa vittime, ma sono gli uomini che costruiscono sulle strutture che ci sono, non senza idonee, tenere conto tante volte di quelle che sono le problematiche. Si sente parlare anche, no, spesso di queste scale, diciamo, dei terremoti. Quindi, che cosa sono le scale? Poi c'è anche una differenza tra la scala Richter e la scala Mercalli. Sì, infatti, se ci si pensa bene, oggi noi non sentiamo più parlare di scala Mercalli. Normalmente anche nelle notizie che vengono portate dai mass media, dai quotidiani, si parla sempre di scala Richter. La scala Richter è la scala vera, una scala fisica che ti dà l'entità dell'energia che viene sprigionata durante l'evento sismico e quindi è qualcosa di concreto. Quando andiamo a parlare della scala Mercalli, che era usata un tempo quando chiaramente le strumentazioni erano molto diverse, soprattutto non c'era una rete sismica nazionale, e quindi venivano valutati soprattutto gli effetti del terremoto. Quindi se uno va a vedere la scala Mercalli non viene mai detta la quantità di energia, ma si parla sempre, ho visto un lampadario dondolare, ho visto una cosa che... E quindi si ha la percezione, però è chiaro che la percezione di queste cose cambia molto da persona a persona. E quindi non è una scala empirica, è una scala che però non fino dà... a pochi anni fa si parlava quasi esclusivamente di scala Mercalli. Io mi ricordo insomma l'evento del ma Friuli. Ma perché è quella più conosciuta. E quindi, e soprattutto è quella che più ha l'impatto più diretto sulle persone, perché quando tu dici che cosa provi, che cosa vedi durante un evento sismico, quando parli di energia fai fatica a quantificare veramente quant'è l'energia che scaturisce. Però è una cosa interessante che Richter ha scritto un libro che si chiama Elementary Sismology, e in questo libro lui dedica una pagina a Raffaele Bendandi. Eccolo là, cosa gli scrive? Lo chiama caso storico, e in questa pagina Richter chiaramente non fa il nome di Bendandi così esplicitamente, ma lo chiama Graffiacane, e Faenza viene definita Malebolge, perché chiaramente Faenza ospita Raffaele Bendandi, quindi se Bendandi, perché ufficialmente la scienza ufficiale, l'abbiamo già accennato, non ha accettato mai la figura di Bendandi come colui che sa prevedere i terremoti. E quindi Richter, solidale con la scienza ufficiale, lo chiama Graffiacane per dire che faceva delle cose proprio fatte male. Fatte male. Però questa... Richter gli dedica una pagina. Beh, già il fatto che comunque ne parli, secondo me un pochino Richter gli brucia. Io studio tanto, poi arriva questo Graffiacane da Faenza che alla fin fine... Sicuramente è un libro scritto anche in inglese, quindi è un libro che ha fatto sicuramente il giro del mondo, perché la figura di Richter è famosa in tutto il mondo. E quindi anche la figura di Bendandi, anche se un po' in negativo, però ha fatto il giro del mondo. Ecco, Bendandi aveva studiato, secondo lui, questa teoria che c'era una correlazione tra gli aspetti dell'universo e quello che veniva scaturire un terremoto, certo. No? Giusto? Ma era proprio questo, in un certo senso, che all'epoca ha creato tanti problemi tra la scienza ufficiale e la figura di Bendandi. Siamo all'inizio, quando nasce la sismologia, la teoria della deriva dei continenti, come questi si muovono, quindi le cause del terremoto vanno ricercate soprattutto all'interno della Terra. Bendandi chiaramente rivoluziona il sistema, perché dice no, la causa non è da cercare dentro la Terra, ma è da cercare fuori. Bendandi quindi attribuisce l'importanza ai pianeti, quindi al sistema planetario, e non solo. Oltre al sistema solare, che allora non prendeva in considerazione Plutone perché non era ancora stato scoperto, Bendandi introduce quattro nuovi corpi che chiama, in un certo senso, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, ma soprattutto chiama quelli che creano l'apocalisse sistema, perché lui quattro cavalieri dell'apocalisse, quindi è tutto un insieme. Quantunque, però, da ricercatore qual era Bendandi, non esclude che
la struttura della terra abbia una importanza fondamentale nella determinazione poi del luogo, però la causa lui la ricerca fuori dal sistema solare. Bene, Paola, noi purtroppo dobbiamo terminare questa puntata, però le diamo appuntamento alla prossima settimana. Io vi ringrazio. Vogliamo continuare a proseguire questa lezione, perché questa qui è una bella lezione per tutti, sia per quanto riguarda Ben Danti, la figura di questo personaggio nostro locale, ma anche per quanto riguarda i terremoti. Dai, anche che è una perché cosa curiosa per anche voi lo sapete che dei terremoti se ne parla sempre quando ci sono. Vero. Ma quando non ci sono nessuno parla di terremoti. È vero, è meglio vero. Non dimenticarsene. E quindi è veramente molto importante imparare di queste cose quando non siamo coinvolti direttamente, perché così si riesce veramente a ragionare sulle cose. Riusciamo a parlare anche un po' di maremoti la prossima settimana, tsunami, tutte queste cose che fino a pochi anni fa era tabù per tutti, no, nel senso che o meglio, che fino per a pochi molti anni fa si affrontati. Pensava che in Italia non potesse mai verificare. Ma possono venire anche, ferma anche lì. In Italia. Ci vediamo la prossima settimana con una tsunami di notizie da paura, così è, perché questa qui, anche qui, si è sempre detto che guarda, Paola, noi siamo protetti dagli tsunami, invece allora... Ci lascia sempre un po' di suspense tra... Perfetto. Frida, è stato bellissimo con te, devo dire che è stato meraviglioso. Per me un po' meno. Tra l'altro con i nostri amici del rugby, del football americano, tra un fallo e l'altro ti sei fatta prendere la mano, ok, tutto quanto. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Mi sa che faccio il cambio la prossima settimana, prendo loro e lascio te. Ma che diva, ma ci rimetti, ma stellina, ma ce l'hai a fianco ricordiamo, il tuo giocatore di football. Tutti i giovedì, orario d'aperitivo, io e Maurizio, vi aspettiamo. Ciao a tutti, alla prossima settimana, ciao a tutti.